Luigi, oggi rispondiamo a due domande molto interessanti, che vanno a braccetto l'una con l'altra. La prima riguarda il segugio, infatti ci viene chiesto quali sono i punti di forza e i punti di svantaggio di questa razza parlando di tartufo, quindi ricerca del tartufo. E la seconda domanda, appunto molto inerente con questa appena citata, ci chiede se un cane può andare sia a tartufi che a caccia, se ci sono più vantaggi o più svantaggi, se è una cosa fattibile o punto o meno. Come possiamo rispondere a questi quesiti? Grazie. Ciao a tutti. Allora, certamente un cane si può condizionare sia a fare diverse attività, però questa cosa va spiegata bene. E io racconto spesso della mia Laika, che è stato il mio primo cane da tartufi, tutto mio, avevo 14 anni, comperata a rate alla buon'anima di Domenico Cocco, una Breton fantastica. Laika aveva questa particolarità che con il mio fuciletto a piombini andava a merli e topi, con lo zappino, cosa che si utilizzava al tempo, andava a tartufi ed era un gran cane per il tempo. Quando uscivo con mio cugino Massimiliano, col fucile da caccia andava a fagiani e starne. E questo cane aveva veramente, si condizionava su tutto quello che facevamo, mi aiutava a rabboccare le pecore e non predava le galline. Quindi questa cosa ti fa accendere una grossa riflessione sul cane, che, ripeto, è un animale straordinario. È ovvio che queste cose si hanno quando si ha l'empatia, quando sei ragazzino e quindi hai più tempo da potergli investire, perché io penso che tranne i momenti che stavo a scuola e i momenti che dormivo, io stavo sempre con lei e lei stava sempre con me e me la portavo a pesca, me la portavo ovunque, ovunque, ovunque. Quindi ci sono dei cani che possono svolgere entrambe le attività. E per quanto riguarda la domanda di Dennis, il segugio, io ho un amico, Tullio Ferroni, che ha dei grandi cani che vanno sia a tartufi che a caccia. Probabilmente il secondo ha preso per imitazione la prima e va sia a tartufi che a caccia. E dobbiamo tornare alle intelligenze del cane, quindi l'intelligenza dell'istinto che cos'è? L'intelligenza adattativa che cos'è? L'intelligenza dell'obbedienza. In questo caso, così come andiamo a descrivere il cane da tartufo, abbiamo una buona intelligenza dell'istinto, non altissima, abbiamo una ottima, altissima intelligenza adattativa e una buona, quasi ottima intelligenza dell'obbedienza. Tradotto, il cane, quando c'è un grande rapporto col proprietario, è felice di renderlo felice, quindi esce fuori dall'aspetto tecnico. Queste cose accadono più facilmente con cani che hanno un aspetto emotivo, singolare. Cioè, dubito che questa cosa si possa fare, per esempio, con un segugio che viene da una grandissima linea di sangue da caccia, cosa che però all'interno di una linea di sangue ci può stare un soggetto che viene meno sotto alcuni aspetti, perché queste intelligenze distribuite in maniera diversa hanno anche aiutato alcune dinamiche. Se andiamo a retroso e parliamo dei segugi da lepre, perché il segugio veniva utilizzato esclusivamente per la lepre fino a una quarantina d'anni fa dalle nostre parti, quei segugi c'erano dei soggetti che riuscivano ad andare anche a tartufi, però aspettiamola un attimo. Innanzitutto i conduttori avevano un'empatia col proprio cane che è diversa di quella che hanno purtroppo alcuni aspiranti conduttori oggi. E avevano un grosso pragmatismo cinofilo e nonno mi raccontava che durante la guerra lui era un alpino voleva evitare di lavorare con gli animali, con i muli, e alla fine si accorsero che era molto portato nella gestione del mulo, se ne accorsero durante un picchetto e lo misero poi alla fine al reparto dove stavano i muli. Quindi l'empatia è quella cosa che o hai o non hai. E i nostri nonni l'avevano tanto, purtroppo noi con la civiltà, con la generosa povertà dove viviamo,
abbiamo perso tanto di questa empatia, quindi qua è normale che ci sono persone che si possono permettere il lusso di avere un cane che faccia sia l'una o l'altra cosa, mo' specializzata fino a che livello dipende ovviamente, fino a che livello, però se andiamo a ragionare anche per il condizionamento operante del luogo, quando andavamo a parlare dei segugi esclusivamente da lepre, il segugio da lepre sul prato è abituato ad avere il rinvenimento, la ricerca della passata, l'accostamento e la seguita si fa tendenzialmente al pulito, quindi un condizionamento a parte e la forte specializzazione sulla spredazione, cioè il segugio se ha una grandissima virtù è la specializzazione, cioè un segugio da lepre va solo a lepre e in più solo su quella lepre, quindi se risalendo la passata della lepre incrocia un'altra passata di lepre non si mette ad accavallare come si dice in gergo, ma insiste sulla passata originaria, una grossa peculiarità. In passato questa cosa veniva meno perché non era proprio un segugio italiano, era un segugio quello cosiddetto dell'Appennino, che era un cagnolino che rispecchiava molto le esigenze del cacciatore che doveva riportare il pezzettino di carne a casa. Sotto l'aspetto cinofilo specialistico aveva qualche cosina, cioè il nostro nonno cacciatore non c'era la presenza del cinghiale, ma se gli capitava lo sparava tranquillamente davanti a quei segugi apprendevano in parte l'azione, ma restavano abbastanza fissati sulla lepre. Oggi, se vai con un grande segugista e gli spari davanti ai cani un animale che non sia la lepre, io penso che ti giustizia sul posto, insomma. Quindi sono cambiate le dinamiche, sono cambiati tanti aspetti. Quindi sì, è possibile, perché sul segugio abbiamo il segugio è una materia anche ampia, con delle caratteristiche diverse, è come cane da ferma. Se un Breton e un Pointer a livello mentale sono molto diversi, intelligenza dell'istinto probabilmente è più presente nel Pointer, nel Breton è più presente, cioè una patina di intelligenza dell'istinto, c'è cioè una buona intelligenza dell'obbedienza, c'è cioè un'ottima intelligenza adattativa, infatti si adatta meglio a cacciare diversi tipi di selvaggi e diversi terreni. La conoscenza delle intelligenze ci fa capire grandi cose. Poi rendiamoci conto che ci fu una gara con le slitte, l'Iditarod, dove partecipò una muta di cani di razza bracco francese. Quindi il cane si può adattare tantissimo a svolgere diverse discipline, poi la specializzazione va un po' analizzata. L'Aiga io me la ricordo che era fortissima a tartufi, a nero pregiato era un mostro, cioè, però sono anche le memorie di quando io avevo 14 anni, quindi parliamo di purtroppo di 27 anni fa, 37 anni fa, e quindi è possibile, ci sono ancora persone che hanno cani adatti a fare sia l'un'altra cosa, e certo sotto i riflettori di una prova, per esempio del CIL, non ho mai sentito nessun campione che ha detto questo cane lo utilizzo anche per farci il recupero della papera in acqua, per dire della latite in acqua. Quindi a livello amatoriale probabilmente ci sono persone che hanno un cane all'altezza di svolgere l'una o l'altra l'una e l'altra mansione. E probabilmente anche a dei buoni livelli. Adesso, finché questi buoni livelli però ce li racconta solo il sottoscritto, parliamo di buoni livelli di un giudizio di tipo individuale. Vi ripeto, mi ricordo sta laica fantastica. Magari oggi, con qualche anno di esperienza in più, con qualche cane che ho visto in più, probabilmente gli andrei a trovare dei difetti che al tempo lei mi sembrava bellissima, intelligentissima, ed è giusto che sia così a 14 anni, ma è giusto che ognuno si goda il proprio cane in maniera in linea generale.
quindi sì, è possibile e dobbiamo valutare a che livello, che cosa intendiamo a livello personale, a meno che questo cane non sia un cane titolato. Se è un cane titolato, allora il proprietario del cane titolato dice: questo è campione di lavoro, campione da ring, e in più vi faccio vedere un video mentre ci ho abbattuto questo determinato animale, e lì riusciamo a dare un giudizio di tipo tecnico pratico. Se no, a livello personale abbiamo il diritto di apprezzare tutto quello che abbiamo, e a livello professionale abbiamo il dovere di spiegare, nei limiti di quello che si può spiegare, quello che può essere un condizionamento operante e quello che può essere una divergenza lavorativa. La discriminazione da parte del cane, io faccio sempre un esempio abbastanza interessante: tutti coloro i quali hanno fatto il servizio di leva si ricorderanno dei cani che seguivano i battaglioni. I cani che seguivano i battaglioni, se stavamo in divisa, ci seguivano; se ci docevamo per uscire durante la libera uscita, non ci si filavano quasi a non riconoscerci. Quindi il cane si può condizionare a dei livelli altissimi. C'è una storia di un ufficiale nazista che, per togliersi dai piedi il suo competitor, dopo una serata fece indossare a questo competitor, un soldato SS, la divisa da deportato, e fu fatto sbranare dal cane, proprio il suo cane lo sbranò. Quindi il condizionamento operante, la frequenza dell'aspetto mentale del cane è una materia ancora molto da capire e da studiare. Quindi la risposta sì, è possibile. Fino a che livello la specializzazione possa influire, cioè il livello di quando il nostro cane possa, si va a caccia, va a tattoo, dobbiamo vedere a che livello, e va un attimino analizzata e filtrata. Però la risposta in generale è sì, ovviamente nelle mani di chi ha una buona lettura, un'ottima comunicazione col proprio cane. Spero di aver risposto almeno in parte. Buona giornata, ciao. Luigi, oggi rispondiamo a due domande molto interessanti che vanno a braccetto l'una con l'altra. La prima riguarda il segugio, infatti ci viene chiesto quali sono i punti di forza e i punti di svantaggio di questa razza parlando di tartufo, quindi di ricerca del tartufo. E la seconda domanda, appunto molto inerente con questa appena citata, ci chiede se un cane può andare sia a tartufi che a caccia, se ci sono più vantaggi o più svantaggi. Se è una cosa fattibile appunto o meno. Come possiamo rispondere a questi quesiti? Grazie. Ciao a tutti. Allora, certamente un cane si può condizionare sia a fare diverse attività, però questa cosa va spiegata bene. E io racconto spesso della mia Laika, che è stata il mio primo cane da tartufi, tutto mio, avevo 14 anni, comperata a rate alla buonanima di Domenico Cocco, una Breton fantastica. Laika aveva questa particolarità che con il mio fuciletto a piombini andava a merli e topi, con lo zappino, cosa che si utilizzava al tempo, andava a tartufi, ed era un gran cane per il tempo. Quando uscivo con mio cugino Massimiliano col fucile da caccia, andava a fagiani e starne, e questo cane aveva veramente, si condizionava su tutto quello che facevamo, mi aiutava a rabboccare le pecore e non predava le galline. Quindi questa cosa ti fa accendere una grossa riflessione sul cane, che, ripeto, è un animale straordinario. È ovvio che queste cose si hanno quando si ha l'empatia, quando sei ragazzino e quindi hai più tempo da potergli investire, perché io penso che, tranne i momenti che stavo a scuola e i momenti che dormivo, io stavo sempre con lei e lei stava sempre con me, e me la portavo a pesca, me la portavo ovunque, ovunque, ovunque. Quindi ci sono dei cani che possono svolgere entrambe le attività. E per quanto riguarda la domanda di Dennis, il segugio, io ho un amico, Tullio Ferroni, che ha
dei grandi cani che vanno sia a tartufi che a caccia. Probabilmente il secondo ha preso per imitazione la prima e va sia a tartufi che a caccia. E dobbiamo tornare alle intelligenze del cane, quindi l'intelligenza dell'istinto, che cos'è? L'intelligenza adattativa, che cos'è? L'intelligenza dell'obbedienza. In questo caso, così come andiamo a descrivere il cane da tartufo, abbiamo una buona intelligenza dell'istinto, non altissima, abbiamo una ottima, altissima intelligenza adattativa e una buona, quasi ottima intelligenza dell'obbedienza. Tradotto, il cane, quando c'è un grande rapporto col proprietario, è felice di renderlo felice, quindi esce fuori dall'aspetto tecnico. Queste cose accadono più facilmente con cani che hanno un aspetto emotivo singolare. Cioè, dubito che questa cosa si possa fare, per esempio, con un seguncio che viene da una grandissima linea di sangue da caccia, cosa che però all'interno di una linea di sangue ci può stare un soggetto che viene meno sotto alcuni aspetti, perché queste intelligenze distribuite in maniera diversa hanno anche aiutato alcune dinamiche. Se andiamo a retroso e parliamo dei segugi da lepre, perché il segugio veniva utilizzato esclusivamente per la lepre fino a una quarantina d'anni fa dalle nostre parti. Quei segugi c'erano dei soggetti che riuscivano ad andare anche a tartufi, però aspettiamo un attimo. Innanzitutto i conduttori avevano un'empatia col proprio cane che è diversa di quella che hanno purtroppo alcuni aspiranti conduttori oggi, e avevano un grosso pragmatismo cinofilo. Nonno mi raccontava che durante la guerra lui era un alpino e no, voleva evitare di lavorare con gli animali, con i muli, e alla fine si accorsero che era molto portato nella gestione del mulo, se ne accorsero durante un picchetto e lo misero poi alla fine al reparto dove stavano i muli. Quindi l'empatia è quella cosa che o hai o non hai. I nostri nonni l'avevano tanto, purtroppo noi con la civiltà, con la generosa povertà dove viviamo e la civiltà della tecnica, abbiamo perso tanto di questa empatia. Quindi qua è normale che ci sono persone che si possono permettere il lusso di avere un cane che faccia sia l'una o l'altra cosa, mo' specializzata fino a che livello dipende ovviamente. Fino a che livello. Però se andiamo a ragionare anche per il condizionamento operante del luogo, quando andavamo a parlare dei segugi esclusivamente da lepre, il segugio da lepre sul prato è abituato ad avere il rinvenimento della ricerca della passata, l'accostamento e la seguita si fa tendenzialmente al pulito, quindi un condizionamento a parte e la forte specializzazione sulla spredazione, cioè il segugio se ha una grandissima virtù è la specializzazione, cioè un segugio da lepre va solo a lepre e in più solo su quella lepre, quindi se risalendo la passata della lepre incrocia un'altra passata di lepre non si mette ad accavallare come si dice in gergo, ma insiste sulla passata originale, una grossa peculiarità. In passato questa cosa veniva meno perché non era proprio un segugio italiano, era un segugio quello cosiddetto dell'Appennino, che era un cagnolino che rispecchiava molto le esigenze del cacciatore che doveva riportare il pezzettino di carne a casa. Sotto l'aspetto cinofilo specialistico aveva qualche cosina, cioè il nostro nonno cacciatore non c'era la presenza del cinghiale, ma se gli capitava lo sparava tranquillamente davanti a quei segugi apprendevano in parte l'azione, ma restavano abbastanza fissati sulla lepre. Oggi se vai con un grande segugista e gli spari davanti ai cani un animale che non sia la lepre, io penso che ti giustizia sul posto, insomma. Quindi sono cambiate le dinamiche, sono cambiati tanti aspetti. Quindi sì, è possibile, perché sul segugio abbiamo il segugio è una materia anche ampia, con delle caratteristiche diverse, è come cane da ferma. Se un Breton e un Pointer a livello mentale sono molto diversi, l'intelligenza dell'istinto probabilmente è più presente nel Pointer, nel
nel Predon è più presente, c'è una patina di intelligenza dell'istinto, c'è una buona intelligenza dell'obbedienza, c'è un'ottima intelligenza adattativa, infatti si adatta meglio a cacciare diversi tipi di selvaggi e diversi terreni. La conoscenza delle intelligenze ci fa capire grandi cose. Poi rendiamoci conto che ci fu una gara con le Slitte, l'Iditarod, dove partecipò una muta di cani di razza bracco francese. Quindi il cane si può adattare tantissimo a svolgere diverse discipline. Poi la specializzazione va un po' analizzata. L'Aiga io me la ricordo che era fortissima a tartufi, a nero pregiato, era un mostro, cioè. Però sono anche le memorie di quando io avevo 14 anni, quindi parliamo di purtroppo di 27 anni fa, 37 anni fa, e quindi come è possibile, ci sono ancora persone che hanno cani adatti a fare se un'altra cosa, e certo sotto i riflettori di una prova, per esempio del CIL, non ho mai sentito nessun campione che ha detto questo cane lo utilizzo anche per farci il recupero della papera in acqua, per dire della latite in acqua. Quindi a livello amatoriale probabilmente ci sono persone che hanno un cane all'altezza di svolgere l'una o l'altra l'una e l'altra mansione. E probabilmente anche a dei buoni livelli. Adesso, finché questi buoni livelli però ce li racconta solo il sottoscritto, parliamo di buoni livelli di un giudizio di tipo individuale. Vi ripeto, io mi ricordo sta laica fantastica. Magari oggi, con qualche anno di esperienza in più, con qualche cane che ho visto in più, probabilmente gli andrei a trovare dei difetti che al tempo lei mi sembrava bellissima, intelligentissima, ed è giusto che sia così a 14 anni, ma è giusto che ognuno si goda il proprio cane in maniera, in linea generale. Quindi sì, è possibile, e dobbiamo valutare a che livello, che cosa intendiamo a livello personale, a meno che questo cane non sia un cane titolato. Se è un cane titolato, allora il proprietario del cane titolato dice: questo è campione di lavoro, campione da ring, e in più vi faccio vedere un video mentre ci ho abbattuto questo determinato animale, e lì riusciamo a dare un giudizio di tipo tecnico pratico. Se no, a livello personale abbiamo il diritto di apprezzare tutto quello che abbiamo, e a livello professionale abbiamo il dovere di spiegare, nei limiti di quello che si può spiegare, quello che può essere un condizionamento operante e quello che può essere una divergenza lavorativa. La discriminazione da parte del cane, io faccio sempre un esempio abbastanza interessante. Tutti coloro i quali hanno fatto il servizio di leva si ricorderanno dei cani che seguivano i battaglioni. I cani che seguivano i battaglioni, se stavamo in divisa, ci seguivano. Se ci docevamo per uscire durante la libera uscita, non ci si filavano quasi a non riconoscerci. Quindi il cane si può condizionare a dei livelli altissimi. C'è una storia di un ufficiale nazista che, per togliersi dai piedi il suo competitor, dopo una serata fece indossare a questo competitor, un soldato SS, la divisa da deportato, e fu fatto sbranare dal cane, proprio il suo cane lo sbranò. Quindi il condizionamento operante, la frequenza dell'aspetto mentale del cane è una materia ancora molto da capire e da studiare. Quindi la risposta sì, è possibile. Fino a che livello la specializzazione possa influire, cioè il livello di quando il nostro cane possa, si va a caccia, va a tartufi, dobbiamo vedere a che livello, e va un attimino analizzata e filtrata. Però la risposta in generale è sì, ovviamente nelle mani di chi ha
una buona lettura, un'ottima comunicazione col proprio cane. Spero di aver risposto almeno in parte. Buona giornata, ciao.